E benvenuto. Una favola al giorno è il canale dove ascoltare favole e storie per tutte le età. Se ti piace questo canale, iscriviti e lascia un mi piace. Grazie. Carnivore vagabonde. Hanno nomi fantascientifici, si chiamano erricia sanguinolenta, asterina gibbosa, patiria miniata. Sono gialle, rosse, verdi, azzurre, brune e sono stelle. Ma non stelle celesti che brillano nello spazio lontano, sono stelle marine che popolano i mari del mondo. Sono carnivore vagabonde e sono tra i più antichi abitanti del nostro pianeta. Possono avere 5 punte oppure 8, 6 o 20, eccezionalmente persino 45. Possono essere piccolissime, un centimetro appena da una punta all'altra, oppure grandi. In genere, per mangiare, tirano fuori lo stomaco dalla bocca e l'avventano sulla preda. La digeriscono e poi lo stomaco torna al suo posto. In questo modo riescono persino a infilarlo nella fessura di una conchiglia per succhiarsi un mollusco a cui non arriverebbero mai. Nello stomaco però qualcuna cova le uova e non le capita mai di ingoiarle per sbaglio. Altre raccolgono le punte e tendono le braccia per formare un cestino capovolto sopra le uova appena deposte. Le loro braccia sono fornite di un'infinità di piccole ventose, piedini più corti e più lunghi, come manine prensili con cui afferrano la preda, fanno giochi di equilibrio, si divertono. In genere se ne vanno tranquille per i fatti loro, perché non sono appetibili quasi per nessuno. Ma attenzione! C'è una stella marina che si mangia le sue sorelle. È la Solaster Dawsoni e guai a capitarle a tiro. Le sue sorelle però sanno come difendersi. Se lei prende loro un braccio, loro se lo autoamputano e scappano via, mentre quella fa il suo piccolo spuntino. Loro sono capaci di farselo ricrescere in meno di un mese, quel braccio amputato.